Sì, sì. Perché le signorine della Guastalla si erano staccate dal collegio per venire a istruire, diciamo così, le ragazze povere a Palazzolo, quelle che erano meno abbienti. Già nel 1557? No, nel 1500, qua si parla del 1780-1800. Quindi nel 1557 nasce il Collegio della Guastalla a Milano. Esatto. E nel 700 si stacca un pezzo che viene qua. Da Guastalla arrivavano praticamente, dalla cittadina emiliana. Ah, ok. Per cui nel 1800 arrivano qua e prima Monza, dopo lo staccamento di Monza, un distaccamento di Monza si stabilisce a Palazzolo appunto per istruire le ragazze che erano le meno abbienti, quelle che non avevano possibilità. Sì, erano figlie di nobili però. No, le signorine. Erano le decadute delle, sì, nobili, certo, decadute. Certo, ma venivano per le ragazze che erano praticamente dei contadini, quelle che non avevano figli del popolo. Ah, questo nel libro non è così chiaro. Sì, sì, no. Venivano per isso. Poi dopo ci sono state dei contrasti all'interno della la direzione della Guastalla con queste signorine, tanto furono che hanno dovuto vendere tutto questo appezzamento, e il parroco Don Giovanni Radaelli ha ritirato tutto per 180.000 lire, allora che era una cifra che ha dovuto anche lui metterci di tasca sua per poter acquistare e vendere i vari appezzamenti ai Casini, ai, come si chiama, il fiorista lì, il Mantellino e così via. Ok, e qui mi dice, a me sembra molto bello, però è tutto ristrutturato. Tutto ristrutturato, lì era la mensa, dove ci sono i colonnati. Qui c'è la mensa, c'era la mensa. E poi c'erano le varie sale, è bella ancora la scala in pietra che c'è, una scala che è stupenda, che sale in pietra originaria. Non so se possiamo riprenderla. Sì, sì, quello. Vediamo un po' qua. Questa?